Ben ritrovati negli studi di Obiettivo News con una nuova puntata di 4 chiacchiere con. Prevenire le malattie, prevenire i tumori è molto importante perché è il primo passo per lottare contro i tumori. E ne parliamo oggi con Marina Vittone, alla guida della LILT, sezione canavesana. Benvenuta Marina. Grazie, grazie per l'invito, buongiorno a tutti. Recentemente come LILT avete fatto proprio a Rivarolo un evento, un'iniziativa importante per la prevenzione contro i tumori. Sì, una giornata di prevenzione dedicata alla prevenzione del tumore al seno, in particolare sabato 23 marzo. E abbiamo organizzato delle visite preventive gratuite ad indirizzo oncologico, una grande manifestazione è organizzata con l'ASL TO4, con la Breast Unit, quindi i medici volontari che si sono prestati volontariamente per fare le visite. Presso il nostro poliambulatorio di Rivarolo Canavese in via Piave 13. E a questo proposito ringraziamo sempre tantissimo le nostre dottoresse, la Silvia Bagnera e la dottoressa Giulia Berrino, che ci hanno seguite. E, abbiamo avuto una grande partecipazione Certo. e anche grande soddisfazione, essendo la prima volta che noi organizzavamo un evento di questo genere. Più di 84 donne, di tutte le età, giovanissime e insomma anche mature, di ogni età, si sono proposte per fare la visita preventiva e questo ci ha dato veramente una spinta perché, come dicevo, noi era la prima volta che organizzavamo un evento di prevenzione secondaria e pensiamo, visto il successo, di riproporlo appena possibile nei prossimi mesi. E questa giornata è stata organizzata anche insieme a ADOD, Associazione Donna Oggi e Domani, sempre presieduta dalla dottoressa Bagnera, che è un'altra associazione che lavora sulla la prevenzione del tumore al seno e che fa proprio riferimento all'ASL TO4. Lo scorso anno la giornata è stata organizzata al poliambulatorio di Quarnier e quest'anno in collaborazione con loro presso il poliambulatorio di Rivarolo Canavese. Poi nella stessa giornata abbiamo anche potuto allestire il banchetto informativo in Piazza Chioratti, dove abbiamo distribuito l'olio LILT. Infatti era la settimana del 23 marzo, era la settimana nazionale della prevenzione oncologica e quindi ogni anno noi distribuiamo l'olio e anche piantine aromatiche, insomma, per arricchire un po' l'offerta e raccogliere contributi e fondi per sostenere la prevenzione, perché l'ILT, Lega Italiana Lotta contro i Tumori, lavora per la prevenzione. E perché l'olio? L'olio perché è la base della dieta mediterranea e una corretta alimentazione basata sulla varietà dei cibi, Certo. e quindi la nostra dieta mediterranea è assolutamente adatta a sostenere questo stile di vita sano, quindi lo stile di vita sano è alla base, della prevenzione. Qual è l'attività della LILT? O meglio, si occupa solo di, solo, per modo di dire solo, di organizzare iniziative di questo tipo per la prevenzione? Oppure sostiene comunque la ricerca, sostiene comunque le donne che purtroppo sono affette da un tumore? Sì, l'ILT lavora specificatamente sulla prevenzione. Prevenzione primaria, che quindi è l'attività divulgativa e di sensibilizzazione, che noi, anche la nostra delegazione di Rivarolo, che tra altre cose è una delegazione giovanissima perché è nata nel 2017, portiamo avanti questo tipo di attività informativa, divulgativa e di sensibilizzazione anche ad esempio all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, perché all'interno della scuola primaria, per esempio, lavoriamo appunto su una corretta alimentazione, sull'incentivare l'attività motoria, con gli altri ordini di scuola che gli alunni diventano man mano più consapevoli, possiamo introdurre anche proprio il discorso della prevenzione dei tumori. E poi lavoriamo sulla prevenzione secondaria con tutte le delegazioni del territorio, proprio attraverso queste giornate di visite preventive. Altre delegazioni che sono più strutturate di quella di Rivarolo hanno anche dei medici convenzionati che presso i loro ambulatori, in convenzione con la LILT, fanno
fanno visite gratuite preventive di diverso indirizzo. Certo. E tra altre cose, associandosi alla LILT, si ha diritto ad avere queste visite di screening a livello gratuito. E poi c'è la prevenzione terziaria, dove la LILT è anche all'interno degli ospedali per sostenere direttamente i malati e le loro famiglie, con tutta una serie di volontari che formano la rete di aiuto quando appunto le famiglie vengono colpite, perché è un problema che colpisce non solo la persona che si ammala, ma tutta la famiglia. Naturalmente. La lotta contro i tumori, in particolare contro il tumore al seno, comunque ha fatto dei passi di gigante. Cioè, sì, al giorno d'oggi si riesce abbastanza a contrastare, anche più brutto. Sì, abbiamo fatto passi da gigante sotto questo punto di vista, soprattutto negli ultimi anni, grazie al fatto che è avanzata la ricerca e qui lavorano tante associazioni, come ad esempio l'AIRC la nostra associazione LILT, che tra le altre cose lo scorso anno ha fatto 100 anni, quindi abbiamo lanciato questo climb 100 anni di prevenzione. È una associazione ONLUS che è controllata direttamente dal Ministero della Sanità, quindi sono molto attenti anche a tutta la parte ovviamente di raccolta fondi, la parte economica, e abbiamo una rete di delegazioni che sono diffuse su tutto il territorio nazionale. Siamo suddivisi in LILT provinciali, quindi in sedi provinciali. La nostra sede LILT di Torino, che è una delle più grandi a livello italiano, opera in maniera continuativa sul territorio e quindi offre anche opportunità importanti ai cittadini. E a Torino presto verrà organizzata una grande iniziativa, quindi un po' più ampia rispetto a quella di Rivarolo, per la prevenzione. Sì, in occasione appunto dei 100 anni della LILT abbiamo lanciato questo nuovo grande evento che si chiama L'Unione fa la forza, che quest'anno avrà luogo il 15 di giugno in Piazza Castello, e qui tutte le delegazioni LILT della provincia di Torino, quindi anche la nostra delegazione di Rivarolo Canavese, saranno presenti per sostenere questa giornata di visite preventive che è organizzata in collaborazione con Città della Salute, gestita dai medici oncologi della Città della Salute e in collaborazione con l'Esercito Italiano e la Croce Rossa per quanto riguarda l'allestimento delle tende. E lo scorso anno abbiamo avuto un enorme successo, contando che era la prima edizione e abbiamo sfruttato il passaggio delle persone. Effettivamente la pubblicità è in fase di crescita, quest'anno stiamo un po' partendo con anticipo a pubblicizzare l'evento, però lo scorso anno abbiamo fatto più di 1000 visite nelle tende di Piazza Castello, quindi segno che le persone, certo, stanno diventando comunque sensibili e attente a queste problematiche. Come casistica si recano a queste iniziative, quindi partecipano persone che abitudinariamente vanno a fare controlli e dicono vabbè, faccio un controllo in più, o chi non ha mai pensato alla prevenzione e si decide a... Di tutto un po', direi. Anche il sabato 23 a Rivarolo abbiamo avuto il piacere di vedere giovani e giovanissime che si approcciavano per la prima volta ad una visita di screening, ma anche persone che hanno già dovuto affrontare il problema e quindi sono ovviamente indirizzate a mantenere un controllo periodico. Quindi devo dire una grande varietà, ma quello che mi ha stupito è la sensibilità delle giovani donne. Questo è molto importante, perché significa che c'è una maggiore consapevolezza. Certo. E un'altra iniziativa in programma per la festa della mamma? Sì, e invece noi a Rivarolo abbiamo poi per sabato 11 giugno in programma la festa della mamma, durante la quale noi proponiamo sempre il nostro banchetto informativo, dove ci si può anche tesserare, raccogliere informazioni, Deplian, ma soprattutto offriamo un fiore per la festa della mamma, una bella piantina fiorita, e in cambio insomma di un contributo che va sempre a sostenere queste nostre iniziative di sensibilizzazione. Certo. Per chi volesse partecipare alla LILT,
o dando un contributo oppure partecipare attivamente a livello di volontariato. Come può fare la sezione Rivarolese, ovviamente? Sì, la sezione Rivarolese può contattarci, diciamo, con l'indirizzo email lilt.rivarolocanavese@gmail.com, lasciando i suoi dati, insomma, certo, anagrafici, e saranno ricontattati. Noi abbiamo sempre bisogno di volontari, in effetti. Ci fa piacere quando ci raggiungono anche amici e amiche delle altre delegazioni, però è ancora più importante che siano i cittadini rivarolesi ad aderire. Come associazione rivarolese siete in molte? O? Siamo circa una sessantina di iscritti, più iscritti ovviamente sostenitori, mentre invece c'è ancora molto da fare sui soci volontari attivi. Noi cerchiamo di aggregare sempre nuove persone. Grazie, grazie Marina per questa partecipazione, grazie per queste informazioni. Sono lieta che la LILT di Rivarolo Canavese sia così attiva e così ricca di volontari. Grazie, grazie mille per l'opportunità e a prestissimo. Quindi mi raccomando, la prevenzione è importante, non dimentichiamocelo e continuate a seguire Obiettivo News.